Poeti, 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 uscite dai vostri studi, aprite le vostre finestre, aprite le vostre porte. Siete stati ritirati troppo a lungo nei vostri mondi chiusi. Scendete, scendete dalle vostre Russian Hills, dalle vostre Telegraph Hills, dalle vostre Beacon Hills, dalle vostre Chapel Hills. San Francisco sta bruciando, la mosca di Majakovskij sta bruciando e le nuvole hanno i calzoni. Abbiamo visto le miglioramenti della nostra generazione distrutte dalla noia ai readings di poesia. Tutti voi visionari da camera da letto e agitprop da gabinetto, tutti voi poeti alla Groucho marxista e compagni di ozio di classe che restano inattivi tutto il giorno e che parlano del lavoro di classe e del proletariato, tutti voi anarchici cattolici della poesia, tutti voi babysitter della poesia, tutti voi fratelli zen della poesia, poeti! Scendete nelle strade del mondo ancora una volta. Non aspettate la rivoluzione, o succederà senza di voi. Buonasera, ben trovati. È il caso di dire dopo il lockdown, dopo i momenti veramente cruciali e tristi del Covid-19, e mi fa piacere ritrovare la voce, lo spirito del povero Cosimo Cinieri, che veramente sorvola dall'alto dei cieli anche il Covid. Vi presento subito gli ospiti di questa puntata, che sono anche degli amici e in qualche modo delle vecchie conoscenze. Intanto abbiamo Luca Romano. Salve. Sul lato destro, che è un poeta. Poi c'è molto interessante Vincenzo Neri, che Vincenzo Neri è, io lo conosco bene come artista, tout court, e però oggi è per un libro di pensieri, di poesie, di stati d'animo, dici. E quindi mi leggerà anche delle nuove composizioni, quindi eccolo qua. Quindi Vincenzo, sinestetico e sinesteta al di là dei confini tra le arti. Poi abbiamo un piacevole ritorno, Delio Vernacchia, da Legnano, lombardo. Abbiamo parlato appunto di questi momenti particolarmente difficili, perché sì, la Lombardia è stata la regione che ha sofferto di più. Certo, manzonianamente, è il caso di dire, sì, di questa pestilenza o pandemia, che dir si voglia. E poi abbiamo un piacevolissimo ritorno, che è Maria Giuseppina Campagna, da Sezze, artista, che ci ha portato delle cose nuove, simboliche. Lei che viene anche da tutto un suo periodo, questo famoso, questi fili spinati, questa difficoltà proprio dell'uomo nel civile, nel sociale, lei questa volta ha dato libertà, sono dei suoi titoli, all'anima, all'artista che è in lei, alle croci, alla musica, insomma, ecco, ci ha portato anche una festa di colori, insomma, ci ha portato molto oro, molto rosso, ci ha portato un'idea anche di passione, insomma, perché certo, no? E quindi adesso troveremo con te, insomma, anche perché è stato un periodo in cui non si poteva fare praticamente niente. L'unica cosa forse che si poteva fare in casa veramente era, per chi era artista, scrivere, leggere, scrivere, pitturare, inventare. Cioè, voglio dire, sembra un paradosso, ma nei momenti veramente difficili l'arte c'è sempre, è rimasta. E io volevo presentare anche, così anche per rispetto a Luciano Lucarini, ecco, facciamo vedere Voce Romana, questa è la rivista su Roma di Luciano, diretta da Sandro Bari, col suo numero 63, maggio-giugno 2020, come se non fosse successo niente. Abbiamo cercato di parlare anche del Covid, di parlare del in qualche modo del coronavirus, anche con delle poesie, come poi faremo anche stasera. E quindi volevo leggerne due o tre di queste raccolte dei poeti del mio laboratorio. Volevo intanto leggere questa di Paola Cordeschi, come omaggio proprio ai poeti che non hanno buttato la spugna. Coronavirus, Paola Cordeschi. Come faremo? Si è fermato tutto. Ci sentiamo in pericolo, restiamo chiusi in casa, che noia, che tristezza. Poi, piano piano, cominciamo ad amarlo. Finalmente una tregua, non è colpa nostra, ci dobbiamo fermare. Ritroviamo la gioia di pensare, il tempo di leggere, dipingere, cantare a squarciagola, il tempo di sognare, di riavere la vita fra le mani. Ci baciamo al telefono, che emozioni ascoltare le voci che si raccontano.
Finalmente c'è tempo per vivere, se il coronato virus ci risparmia. È una poesia ironica, chiaramente, questa di Paola, insomma. E però, voglio dire, c'è stato anche, dopo tanti lutti, tanti morti, tante difficoltà, però c'è stato anche, forse, è un'occasione da non sprecare, il momento per ragionarci sopra, per capire delle cose che a volte nella nostra fretta, nella nostra rutilante, capito, vita moderna, non si ha più tempo di pensarci. E io vorrei che questa puntata fosse dedicata, che è una puntata di ricominciamento, e fosse un po' dedicata a questo, al bisogno anche attraverso l'arte, di le tue foto della Milano vuota, delle metro vuote, delle notti, e per ricominciare, per dare un senso anche a tutti questi lutti e a questo periodo orribile. E cominciamo appunto con Vincenzo, volevo che tu mi leggessi una cosa spiritosa, dai. Questa qui è romanesca, che sì. È una poesia breve, però insomma, la poesia. Come te posso amare? Come te posso amare? Quando la vedo il cuore mi si ingrossa, è passata, è bella più di una stella, ma come posso fare per farla innamorare? Che bella faccia, che belle braccia, che occhi, che bocca, beato chi la può assaggiare. Io sto a guardare e con tanta invidia. Quel fortunato. Oh, carino, un po' di ironia, un po' di autoironia e di ironia, perché ce n'è bisogno. Adesso alterniamo, tu sei artista ma sei qui come poeta oggi, quindi alterniamo poi l'arte e poi facciamo adesso Giusi, poi facciamo Luca e poi Delio, così in modo che riusciamo. E sto vedendo da lontano questi tuoi quadri proprio simbolici, iconici, è il caso di dire, ecco, mi vuoi parlare? Come sei arrivata a questo nuovo periodo, Giusi? Allora, in questo periodo in cui ci siamo ritrovati chiusi tra le mura domestiche, io ho voluto sperimentare nuove tecniche e giocare con i colori. Sì. Mi sono ispirata alle canzoni di una cantante setina, sì. Giorgia Luccone. Giusi è di Sezze, Roma. Ecco, sì. Stiamo vedendo l'artista. Questa è un bel tema, che bella questa cosa. Ha tutto acrilico. Sì, e queste canzoni mi hanno trasmesso profonde emozioni. Sì. Da qui ho voluto iniziare proprio un nuovo percorso e mettere in evidenza in queste mie opere il concetto di emozione in psicologia. Quindi che non è altro che uno stato complesso di sentimenti, certo. Quindi descrive proprio reazioni psicofisiche piacevoli o spiacevoli dell'individuo a eventi esterni e interni. No, perché Maria Giuseppina è anche psicologa, anzi c'è un bel supporto, sì. Sostrato. Quindi in questo caso io ho voluto proprio sperimentare me stessa, certo. I miei pensieri, le mie emozioni, i miei stati d'animo, certo. Soprattutto vivendo questo periodo. Ho vissuto questo periodo, lo abbiamo vissuto un po' tutti, come se stessimo in prigione. Sì. Quindi ho voluto, tramite l'arte, liberarmi da questa prigione. Certo. Quindi fuggire da questa prigione e abbracciare questa libertà proprio attraverso l'arte. Perfetto. Quindi ho creato quei abbracciare collegamenti. Abbracciare questa libertà, sì. Bello. E poi quindi, tu hai anche insegnato, quindi ho anche lavorato. Quindi sì. hai dovuto teorizzare, mettere in pratica, lavorare, insegnare. Ho lavorato, ho fatto emozionarti, di tutto. Ragionare sull'emozione, insomma, quante cose che hai fatto, cioè, è stato un periodo di super lavoro. Sì. La mia quarantena è stata veramente produttiva, ecco, mi sono data da fare. Per esempio, con gli studenti com'è andata? Molto bene, con gli studenti è andata veramente bene, ho lavorato tantissimo, abbiamo lavorato bene, ho visto che hanno avuto difficoltà con questa didattica a distanza, ma li ho aiutati anche in questo momento. Abbiamo lavorato con diverse materie, ma non solo
aiutarli quindi nel supporto scolastico, ma anche educativo. E certo, quindi, beh, sarà un'esperienza, sì, come dicevo io, molto, molto, sì, molto forte per molti alunni. Sì. Va bene, adesso poi ci torniamo. È importante che l'arte, insomma, dia delle certezze. Allora, Luca Romano, ho visto che mi ha portato delle poesie molto anche legate al tema del mare. No, lo dico perché adesso comunque sarà un momento in cui non ci si può neanche andare al mare. Momento. Anche se c'avevi la casa, non potevi proprio neanche aprirla. Sì. Sostanzialmente adesso si è tornati con le dovute accortezze, le accortezze sono essenziali, lo ribadisco anch'io, bisogna essere cauti, sì, c'è tanta voglia, specialmente i giovani, di unirsi, socializzare, però le movide no, bisogna essere ancora cauti, perché sì, se poi dopo ritorna il contagio non oso immaginare a luglio, agosto cosa succede. Quindi, allora, però mi piace questa idea del mare, che per te è una costante. Sì, è spesso. E quindi spiegami perché ami il mare, lo metti al centro proprio dei tuoi desideri. L'estate, la prima cosa è quello, sì, il mare. Sì. Penso un po' a tutti quanti, diciamo la maggior parte della gente, però parecchie poesie l'ho fatte proprio su questo tema, perché certo, era quello più particolare. Beh, insomma, sai, perché poi noi che siamo in città, e chiaramente il mare, chi vive al mare l'estate l'odia, se ne vorrebbe andare in montagna, è, sai, è tutto relativo. Però sì, leggimi il coso sul mare. Allora, il mare si sveglia con il sole che riscalda le sue acque fredde della notte. Il mare di giorno risplende come una lastra d'argento e brilla di mille colori come un diamante. Il mare al tramonto luccica del sole che si rispecchia sulle acque calde del giorno. Il mare, di sera illuminato da una lunga da luna che rispecchia sulle acque nere e cupe della notte, con una luce bianca e soffice. Il mare, infinito all'orizzonte, per sempre resterà e mai più nessuno lo vedrà. Luca, guarda in macchina un attimo. Ah. Hai proprio guardato soltanto il foglio, proprio. Vabbè, insomma, d'accordo. Hai paura di perdere questo mare, eh? Senti, no, vabbè, allora a questo punto do inizio alla danza con Delio Vernacchia, artista, fotografo, eccetera, esatto, perché anche in Delio, devo dire, è molto frequente il mare, c'è questo, sì, mare, sì, sì. Adesso mi spiegherei bene. Il mare. Mi ricordo delle foto di Rimini, sì, ricordo. Vediamo un po', ecco, abbiamo dato a Gianluca una pennetta piena di tue opere. Esatto. Oh, questa è Rimini, questa, no? È Rimini, è il lungomare, insomma, bellissimo. Sì, meno noto, perché vedi, è proprio la punta estrema, no? Sì, non è, sì, la Rimini, diciamo, capito? Che è una parte vacanziera, è una Rimini un po' più d'artista, no? Esatto, diciamo che una parte di Rimini poco nota, utilizzata, sì, a meno che vai proprio in quelle zone, allora... Certo. Beh, è chiaro, ecco, lì ci va proprio che... Oh, questo... Questa è bellissima, questa è Misano Adriatico. Misano Adriatico. Sì. Tutto l'Adriatico. Tutto l'Adriatico. Abbiamo fatto, sì, fuori, sì, il Tirreno, io... quindi. Questo è un po' il proseguo della, quando, sì, ho detto, mi che ricordo, ho lavorato, mi ricordo, sì, ho lavorato in Romagna. Questo è un lago? Questo è il lago, si chiama Lago Delio. Che Delio è come il tuo nome? È il mio nome, esatto. Ha preso il nome da te, o sei tu che hai preso il nome da lui? Ma allora, non è proprio così, però diciamo che... Bello, però, è un bel lago. È un bel lago, esatto. Dov'è? In Lombardia? Dov'è? Dove sta? Non proprio, sulla zona del Macagno. Ah, il Macagno, vabbè. Macagno, perché, sì, proprio... Oh, qui cambiamo proprio anche colore, c'è qui una nebbia. Qui è proprio la nebbia. Sì, bella. Questa è però, la spiaggia, però. Qui è bellissimo perché qui c'è proprio una storia. Cioè, questa qui... che è sempre Rimini? Questa è Riccione. Ah, Riccione. C'è una storia, vabbè, perché questo lì era il mese di giugno, ah, e improvvisamente venne fuori un tasso di umidità tale, altissimo, ma che mentre io lì stavo facendo il fotografo, certo, stavo fotografando, certo, stavo certo lavorando in quel momento, ma e mentre stavo lavorando facendo le foto, a un certo punto è scesa questa coltre di nebbia, sì, sì, fortissima, incredibile, che ha portato... Questa adesso non è Riccione, non è Rimini, è Riccione, però sì, ha qualche cosa di felliniano, perché, capito? Sì. I Fellini dell'inizio, i Fellini dei vitelloni che, come, sì, tu, sì, sai, sì, sì, passeggiano, sì, inverno al mare, perché se ne vogliono andare via, se ne vogliono andare, esatto, in città, e lo farà soltanto uno che poi è il suo alter ego, insomma.
Oh, questa invece... Questa l'ho scelta, sai per cosa? Per il Covid, perché questo racconta un po' il momento un po' buio, no? Beh, con questa nebbia che... Non ci trovavi nessuno. Non trovi nessuno. Se uscivi, non proprio qui, perché potevi uscire sotto casa per i supermercatini, per le farmacie, però comunque trovavi una pattuglia che ti faceva una multa, ti chiedeva i documenti. Sì, a me mi hanno chiamato per documentare con le fotografie, però non l'ho fatto. Sai cosa mi piace molto? Mi piace la diagonale, tutta la parte in alto che è buia, però in basso c'è proprio questa luce e i lampioni diventano, capito? Delio, quindi comunque è stato un periodo intenso. È stato anche un periodo intenso, sì, perché mi è venuto in mente anche prima, quando a un certo punto si parlava, e devo dire anche Vincenzo, gli artisti hanno potuto... la fotografia, a un certo punto gli sguardi sono stati tutto per questo periodo, capito? Perché non si potevano fare le cose, agire. O la voce o l'idea di fermare delle immagini, a parte le solite ciacole via computer o via email o via chat. Io lavoravo molto via casa con le foto. Con le foto, quindi... sì. È stato un periodo... È stato un periodo duro, insomma, inaspettato. Sì. Specialmente anche al nord. Molto... Al nord soprattutto, assolutamente. Va bene. Allora, ritorniamo, ritorniamo dall'inizio con Vincenzo. Torniamo col Covid, sì, per poi ripartire. Vediamo un po'. Me ne leggi una che è proprio... No? Sì, questa qui. L'hai scritto in questo periodo, dai. Sì, perché dalla finestra poi... La vita è amore. Mi affaccio alla finestra, vedo la strada, vuota. Non c'è nessuno, sembra un deserto grigio. Adesso passa una macchina e rompe il silenzio, assordante, che fa tremare. Una persona attraversa la strada. Il semaforo continua a funzionare. Scambia il rosso con il verde, come fosse ibernato. C'è un nemico nell'aria, un nemico che sembra essere un cecchino pronto a sparare. La differenza è lui invisibile. È nell'aereo e si sposta con il vento. Adesso... Per non languire mi siedo e penso a quell'incontro quando non ancora sapevo della nostra simpatia. Poi ci siamo incontrati, abbiamo ballato, ti ho abbracciato per la tanda e più tande di tango argentino. Forse non sapevo che la simpatia avesse acceso una scintilla che adesso arde nel cuore. Forse però non sono stato capace nel parlare, nel dire quello che pensavo. Forse non speravo, non lo credevo possibile, e invece era vero. Quel fuoco ancora arde in me, la vita è amore. La vita è amore. Allora, mi ha anche un po' commosso questa idea, sì, anche tu non sei un ragazzino, eccetera. Uno guarda vivere, no? La vita vista davanti a sé, un famoso titolo, la vita davanti a sé, vista anche dall'alto, no? Da fuori, eccetera. E poi ti rendi conto che quello che manchi a quel quadro, in quel caso, sei tu. E lo fai, lo crei con la speranza, con la volizione. E allora, facciamo anche un po' di discorso letterario. Questo gioco che hai fatto di raddoppiare certi verbi, poi ci siamo incontrati e incontrati, non hai cambiato verbo, incontrati e incontrati. E poi, aspetta, dov'era? Abbiamo ballato, ti ho abbracciato. Allora, il secondo verbo rende ancora più bello il primo, sì, dà il senso di un'iterazione forte e non c'era bisogno di cambiarlo. Abbracciati e abbracciati, il secondo abbraccio è più prolungato del primo, incontrati, molto bello. Poi hai giocato delle tue titubanze giuste, sei un uomo educato, compito, hai le tue incertezze come forse tutti noi. Forse, questi tre forse che chiudono la poesia, però poi alla fine la certezza è che c'è accesa la fiamma, il fuoco, lo fuoco, arde in me, la vita è amore. Poi mi ha colpito anche un po' linguisticamente, forse anche la tua provenienza, questo miscuglio tra lingua nuova e anche lingua antica, no? Addirittura il cecchino, però poi hai messo l'aere. Capito? Sì. L'aria diventa, cioè, è un certo modo anche di scegliere un vocabolo, capito? Sì, che si muove nell'aria e si sposta col vento. Sì, il cecchino era proprio un cecchino. Ha sparato senza pudore, a volte anche
in modo strano, perché non è vero neanche quello che hanno detto, che erano, sì, sono morti moltissimi gli anziani, ma sono morti anche dei giovani. Sì. Mi ricordo questo povero ragazzo di 16 anni che si è trovato, forse ancora vivo, ha avuto un trapianto di polmoni, ma si è trovato i polmoni proprio bruciati, insomma, praticamente. Quindi, c'è stato di tutto. Va bene. Comunque, voglio dire due parole ancora su questo libro, abbiamo ancora un po' di tempo. Sensazioni, stati d'animo, bellezza espressi con il colore. Mi viene in mente il famoso quadro di Boccioni sugli stati d'animo, certo che lo stato d'animo porta con sé, oltre che la fotografia, anche nell'arte tout court, insomma l'arte visiva, porta con sé il bisogno di fermare in un'immagine, in un'icona, capito? Allora, quali sono quelle che mi piacciono di più? Io ti conosco, ti apprezzo, colpiscono le immagini strane, rare, per esempio questa qui, il tramonto sul deserto di gesso. Dico, ma dov'è questo deserto? Sì, no, non in Italia, all'estero, è un deserto tutto bianco, tutto di gesso, e questo bianco non rimane mai bianco, perché prende tutta la luce. Sì, essendo bianco si colora subito. Si colora subito delle scene alte, quindi è venuto fuori un bellissimo quadro che conoscevo, con queste macchie, con questi lilla, questi viola, questi azzurri, è incredibile, capito? Poi Madre Terra, e la Madre Terra c'è tutto, c'è l'Edelweiss, ci sono le rocce, ci sono le stelle alpine, capito? Bella anche questa sensuale, un momento prima è una donna che si sta togliendo i vestimenta, e quindi un momento prima è il momento prima di lasciar cadere l'ultimo velo, insomma. Poi hai messo le città che amiamo, la laguna, quindi hai messo Venezia, hai messo vecchi borghi medievali, la Sardegna che anche tu ami, l'Appia antica, Torrita Tiberina, tutti i luoghi che conosciamo che insomma fanno parte del nostro amato Lazio, Campotosto, ma anche il Lago Maggiore, Rio Freddo ti è molto caro. Il Lago Maggiore, prima ne parlavo con Delio, effettivamente. Sai che per i milanesi, se non vanno in Liguria, cioè se non vanno al mare, che per quello è loro, e anche i torinesi, Milano c'ha i laghi, sì. Una volta c'era proprio questa tradizione dei laghi, no? E quindi il sabato e la domenica, cioè il fine settimana, ci sono questi, sì, il Lago Maggiore specialmente, ma non solo, anche il Garda, così, sono pieni, sì, perché sì, sono posti belli, ameni, con attività turistiche molto buone, si mangia bene, e c'è questa grande, capito, civiltà che tu hai un po' raccontato con questi stati d'animo, sì. No? Complimenti. Va bene, torniamo a Giusi. Giusi cara, e continuiamo, abbiamo parlato, vogliamo vedere un pezzo, mi hai detto che con questa amica con cui hai collaborato con queste poesie, eccetera, avete fatto anche un piccolo video, vediamo se sì, Gianluca... Sì, questo l'ho fatto io, perché in questo periodo di... Ecco, vediamo. Sì, oh, che bello rivedere una persona così importante e pura. Ho fatto questo omaggio a bello, Giovanni col falconiere, vedi che bello. Sì, idea. Giovanni Falcone e il falco. E il falco, bello, bello. Sì. Bello, l'hai preso proprio bene, gli occhi. Sì. Una certa amabilità, una certa... Ho voluto anche omaggiare. Sensualità, sì, cula così. Bello. Un omaggio a Giovanni Falcone, anche perché per me è stato un grande uomo. È stato per tutti noi. Lo è ancora, perché il suo esempio è sempre il suo, di Borsellino, insomma, sono, ne potremmo citare altri, ma insomma sappiamo, sono persone importanti, e un paese importante ha bisogno di punti di riferimento. Di punti di riferimento, sì. Nessuna stortura, nessuna mafia riesce a cancellare, perché comunque in questo periodo di quarantena, ecco, mi sono dedicata, non ho abbandonato la matita, anche se ho fatto nuove tecniche, infatti ho portato anche disegni a matita che ho fatto durante questo periodo. Hai dato qualche cosa? Sì, ho dato qualcosa. Vediamo, qualche disegno, dai. Ah, la Marilyn. Questo sì. È un tema, era sulla bellezza, e la cosa che mi è venuta in mente proprio Marilyn Monroe. No, ma fermo Gianluca, perché questa è una, guarda, non il è soltanto spinato. Marilyn, c'ha il filo spinato. Cioè la Marilyn qui ha, invece dei soliti belle collane, ha il purtroppo, ed è stata anche un po' il simbolo della sua vita, lei ha avuto sempre questo filo spinato, che tu hai reso concreto, è trasparente,
perché è una ragazza che ha avuto dei grossi patimenti, tu sei psicologa, eccetera, e lo sappiamo tutti, è stata violentata da giovanissima, poco più che da ragazza, insomma, e se non sbaglio dall'amante della madre. E quindi insomma, è una donna che poi ha fatto Loca Giuliva, eccetera, ma era una donna che aveva dei problemi enormi. Sì, ha avuto delle sofferenze. E poi è strano la carriera di una persona, perché poi funzionava proprio come Loca Giuliva, quando lei sposò Arthur Miller e cercava di leggere i romanzi di Dostoevskij, eccetera, però lei non era credibile. Poi alla fine lei è stata sempre quello, Niagara, è sempre stata quando la moglie è in vacanza, sempre insomma questi film ameni. Questo invece, questo leone? Questo io l'ho dedicato alla mia amata Sezze. Sì. Il leone è lo stemma della città, certo, che lo stemma regge la cornucopia con i frutti. Certo. E dato che stavamo vivendo questo periodo, ho fatto il leone, simbolo di Sezze, che regge l'Italia. E che anche contro il coronavirus, mi sembra che se non lo spaventa, insomma, se non riesce, perché quella è invisibile, se non riesce con quelle unghie a prenderlo, con i ruggiti lo spaventa abbastanza. Sì, quindi insomma, questo ho voluto dare un messaggio. Dici, altro che i virologi, qui i leoni. Ho voluto dare un messaggio di forza e coraggio. Beh, è una cosa molto bella. Oh, questo ancora, questo sempre l'Italia. L'ho dedicato a Sonnino. Sì. All'amministrazione comunale di Sonnino, sempre in questo periodo. In questo contesto, sì. Sì, c'è la torcia che rappresenta una manifestazione popolare di Sonnino e l'olivo. Quello è un olivo. Che è la speranza. Devo dire, è stilizzato molto bene l'olivo. Sì. E questa dea, questa Beatrice. È una musa proprio. Sì, questi sono i versi che ho ripreso da Dante Alighieri, del Purgatorio, che sono alcuni versi in cui si mette in evidenza Beatrice vestita con i tre colori dell'Italia. Quindi ho voluto ricordare... Bianco, rosso e verde, sì, certo. Bello questo, bello. Sì, sì. Quindi un tricolore proprio... Un tricolore. Dantan. Sì, bello. Sì, sì, è stato un periodo in cui mi sono dedicata molto all'arte. Bene, bene. Bello questo discorso che ogni tanto riprendi della Marilyn con il filo spinato. Sì, il filo spinato perché non è stato mai... un tuo periodo importante. Non l'ho, diciamo che il filo spinato non l'ho mai abbandonato. No. Anche nella consapevolezza femminile, contro il femminicidio, contro le violenze, insomma... Non basta neanche un coronavirus per cancellare certe ignominie, anzi in certe famiglie sono ritrovati tutti costretti anche a stare in casa e in qualche caso magari può essere andato anche meglio perché c'è stata insomma una nuova sensibilità, dei nuovi, per carità, chi lo nega, però molte volte quando i rapporti erano già un po' saltati, l'asprezza eccetera, è stata una prigione molto, doppia, insomma non è stato un momento molto difficile. Va bene, allora torniamo Luca alla poesia. No, volevo far vedere anche le tue parole, no? Che questa antologia dove tu hai dato delle poesie, insomma, voglio dire, e c'è sempre, bello questo che se quel giorno verrà il tuo nome, diciamo, quale piacere di leggere? Anche questa, Qualcuno d'amare. Qualcuno d'amare, ecco, Qualcuno d'amare, sì. Allora, vai, leggila. Qualcuno d'amare. Se nel mondo tu troverai qualcuno che ti vuole un po' di bene, allora capirai com'è bello avere qualcuno d'amare, per sognare nella notte scura e di pensare che se hai paura potrai un giorno stringerti a lei. Ma se la tua donna non troverai, certamente piangere non dovrai, perché la vita oggi è bella, anche senza lei. Allora, bimba bella, tu divertiti insieme a me, con questo ballo che ti piacerà, certamente capirai che la vita è bella anche senza lei e ti accorgerai di trovare la felicità. Vedi, la vita è bella, la vita è amore, e si cerca di trovare la cabala della propria serenità. Ma devo dire, te lo dico con ironia, amicizia, devo dire che è una poesia curiosissima, perché all'inizio giocate su queste rime d'alleggerimento, amare, cosa aspettare, tutte in aereo. E Caproni diceva, voglio per lei rime chiare in aree, no?
questa idea del rimare. Però poi dopo hai cominciato, Giussi è psicologa, capziosamente, tutto un modo di dire: tu non mi vuoi amare, ma perché non mi ami? Guarda, tanto se non mi ami la vita è bella lo stesso. Hai cominciato a mettere in atto tutto un antidoto, capito? In cerca dell'amore, però è come dire, se non c'è l'amore, pazienza, aspettiamo, sarà per un'altra volta, che mi ha anche un po' divertito, capito? Perché credo che sia il modo giusto anche di non prendersi troppo sul serio, anche la poesia, sì, insomma, sì, la poesia non può essere sempre solo o drammatica o comica, bisogna trovare le due facce della stessa medaglia, come lui prima ha fotografato una notte in cui metà del quadro era in ombra, era ammantato di buio, ma l'altra metà c'era la luce dei lampioni, quindi certo. Raccontava per metafora, capito? Quindi immagino che anche nelle tue poesie ci sia tanta solitudine, voglio dire, però anche tanto bisogno d'amore. Ora, il bisogno d'amore è già una forma d'amore. Infatti la maggior parte delle poesie è su questo tema, ecco. Che io poi sostengo che il vero amore è l'atto dell'amare, non tanto l'essere riamato. Certo, siamo felicissimi e lieti quando siamo ricambiati, però comunque il vero amore è chi ama deve avere il coraggio di amare, al di là, se no diventa un calcolo, diventa un contratto, basta. Adesso che cosa stai preparando, Luca? Sto preparando altre poesie, anche una sul Covid, sto preparando, la prossima volta porterò, quindi... Va bene. Vediamo un po' cosa esce. Va bene, vediamo cosa esce. Allora, torniamo anche un po' con le cose tue, vediamo un po'. Io ci avrei questa qui, il desiderio, sì, che è un po' contro il trucco, cioè nel senso che poi leggendola si capisce. Vediamo il desiderio, perché poi voglio con loro concentrarmi su questa cosa, perché i colori, anche un certo bisogno di fotografare, capito, una vita che non c'è ma che deve tornare ad esserci. Vediamo come affrontate il desiderio. Allora, il desiderio. Nulla può rendere una donna più bella di quanto sentirsi desiderata. Certo. Non c'è trucco né cosmetici che possono fare quell'incantesimo. Basta il colore degli occhi, la forma della bocca, il rilievo delle labbra, i lineamenti del viso, il rosa delle guance. Non serve aggiungere colori alla naturale bellezza. Quando c'è un forte desiderio, si vuole amare il naturale. Basta guardare un gesto, il movimento di uno sguardo, il movimento delle palpebre leggero, come un delicato battito d'ali, come un soffio di vento che riesce a muovere i petali di una rosa in fiore. Catturo le tue parole, catturo ogni tuo gesto. Ah, se potessi, vorrei raccogliere i tuoi pensieri come in un mazzo di fiori. T'amo con passione, con immenso desiderio da farti sentire desiderata e tanto amata. Bene, bene, continua questo discorso. Certo è curiosa, devo dire che la poesia che viene a scrivere poi un pittore di professione, eccetera, perché c'è un rapporto col colore molto forte. Tu dici, ma non c'è bisogno di altri colori, però li hai già dati i colori, perché hai parlato di certi occhi che tu sai che colore hanno, delle labbra, il rosa delle guance, quindi praticamente mentre negavi i colori li stavi dando naturalmente. Mi sembra che il fulcro di tutta la poesia è in questo verso bellissimo, voler amare il naturale, cioè amare nature, dicono i francesi, cioè la vita così com'è, è la naturalezza che è la cosa più bella, il fulcro. Certo. Quindi noi dovremmo potenziare tutto quello che è già naturale, non cambiare direttiva. Infatti, capito? Io dicevo, è contro il trucco questa poesia. No, perché ci sono tutte le ditte, la cosmesi, la cosa, questo. E poi c'è questa idea che comunque essere desiderata, sentire di piacere, sia per un uomo che per una donna, è molto importante, insomma. Di fatto tutte le frustrazioni, tu sei psicologa, anche i ragazzi, le ragazze piccoline, non sentirsi al centro dell'attenzione, amare un ragazzino che magari non ti ricambia, vede una e pensa all'altra, questo è il massimo della frustrazione, certo. Questo non dico che imbruttisce, ma non imbellisce, capito? Questo è un concetto importante, purtroppo, che va. E poi anche il senso del desiderio, che nell'Italia è un po' così cattolica e sempre un po' controriformista, si ha paura del desiderio. Il desiderio è sempre peccaminoso, il desiderio invece è tutto, ma non il desiderio nel senso più vieto, più banale, anche il desiderio di desiderare, avere piacere di dipingere, piacere di parlare,
piacere di ascoltare, di ascoltare l'altro da te, queste sono cose importanti, piacere di scendere e fare delle foto, l'idea di fotografare la realtà, adesso ne parliamo con Delio, capito? Ecco, questo mi sembra che abbia messo l'accento sul momento giusto, capito? E quindi ti ringrazio, Vincenzo. Grazie. Allora, Delio. Io, a proposito facciamo di naturalezza, vedere poi delle altre cose. Le foto sono belle quando sono naturali. Certo, vedi, il concetto quindi... che tu hai detto, voler amare il naturale, le foto devono essere naturali. Questo qui ha detto, cioè, ecco, questa è la mia macchina fotografica passo la gran parte della mia giornata. Sì, beh, poi so che ci sono due partiti, se non tre, ma due partiti, perché ci sono quelli che amano, non diciamo i nomi, i seguaci di una certa macchina fotografica e i seguaci dell'altra, sempre molto note. E che sono come dice, i laziali, i romanisti, gli interisti, i milanisti, sono proprio due squadre diverse, capito? Esatto. Ci sono i derby. Vabbè, questa è la tua dichiarazione di poetica. Questa è la mia macchina fotografica con cui veramente passo gran parte delle giornate e non mi stacco. È una compagna, insomma. Una compagna di vita e di viaggio. Nella buona e nella cattiva sorte. Esatto. Mi sono sposato con la macchina. Va bene. Allora, poi magari ti fidanzerai con altre... No, guarda che bello questo campo di grano. Questo è un campo di grano che bello. Racconta un po'... un altro pezzo della solitudine del periodo, per questi campi di grano sempre vuoti. Ma anche qui il grano non è tutto dritto, tranquillo, inclinato, è un po' romanzesco, vedi che ci sono degli spostamenti, è un po' arruffato, no? Sì, è un po'... campo, se può essere arruffato un campo di grano, Vincenzo non mi guardare così, è un campo di grano arruffato. No, diciamo. Più che altro la foto ha un colore molto particolare. È bello, è proprio un oro bello, di natura. Sì, esatto. Andiamo avanti, sì, è proprio bello. Vai, Gianluca, grazie. Oh. E questa è una foto molto astratta, natura... Sì, eppure è naturalissima, perché luce e ombra, no? Luce e ombra, insomma, sempre... Io ho cercato di scegliere delle foto che raccontassero sempre un po' il Covid, il periodo, no? Eh sì, perché quando c'è un periodo di luce, Dio... vedi, che nelle stesse foglie c'è il verde illuminato, quindi... il verde solare, ma il verde poi può diventare, esatto, nell'ombra può diventare nero, scuro. Questa è la cosa. Esatto, per cui insomma è proprio raccontata. L'hai un po' romanzato per immagini. Bravissimo, esatto. E questo invece? Questo invece è una ghiaia e con questa macchina antica. Questa è una macchina? Una macchina di una volta dove tu mettevi il rullino. Sì. E con queste... altro che analogico, quello è proprio pre-analogico, insomma, sì, con queste palline dietro, insomma, questa tra l'altro è una macchina che ho ritrovato, Cioè questa, io le mie foto spesso hanno una storia, sì, per cui questa è una macchina che ho ritrovato e quindi l'hai immortalata così con quell'altra, sì, con questa ghiaia, l'ho ritrovata e poi l'ho messa insieme a delle palline che avevo ho creato una foto. Beh, un'installazione proprio, esatto. Prima della foto. Però la macchina l'ho trovata proprio. Che bello questo fiume. Sì. Che cos'è? Questo è il Ticino. Il Ticino vicino al Piemonte. Certo. E... abbiamo una storia dei fiumi che è importante, perché a scuola ancora spero si faccia, ma noi abbiamo ancora le montagne, i laghi, ma i fiumi erano le vie d'acqua, collegavano, dividevano gli stati, il passaggio dell'Adda con cui Renzo, che era inseguito dalla polizia, poi cambiava stato perché andava nella capito? In qualche modo riusciva a farla franca, certo. Il Po, gli affluenti del Po, la Dora, le Dore anzi. E sono due belli, il Ticino, quest'acqua che insomma c'è sempre questa solitudine nelle foto. Sì. E qui guarda, queste foto sono state fatte più o meno a fine febbraio, appena iniziata la storia del Covid. Certo. E diciamo che già si vedeva che la gente si muoveva già meno, c'era meno erano movimento. Erano un po' preoccupati, invece. Sì, no, sì, sì, sì. Io sono andato con la macchina, come sempre faccio, e ho immortalato queste. Bello il Ticino, bello questo cielo pieno di nuvole, così. Sì. Oh, questo è proprio un fulmine. Qui io quando c'è un temporale scatto perché... è stupenda questa, Sì. Perché sembra che venga fuori dalla casa. Dalla casa. Io non questa immagine l'ho intitolata albero elettrico. È un albero perché elettrico, guarda, c'è questi rami... Vedi che sotto c'è un pino, c'è un coso, una conifera, insomma. Sì, vero? Sì, sì, sì. E quindi... Sì. E quello è un albero elettrico.
sembrano i rami di un sembra albero celeste. Sembra i rami di un albero, invece guarda che era un temporale fortissimo. Sì, e non c'è dubbio. Io cerco un po' nelle foto di dare la mia particolarità. Meno male che è andata lontano quella scarica, perché sì, quella se scendeva, sì, vedi, inceneriva. Sì, sì. Oh! Qui, guarda, qui è bellissimo perché mi piace passa molto. Nessuno. Ecco, sempre il racconto del Covid, no? Questa sì, sedia rossa sola, sì, queste sì, strade dove... insomma, è sola pure l'ombra, vedi che c'è un sola po' pure l'ombra. È l'ombra pure sola, è terribile. I momenti vuoti, le vedi strade che anche, vuote. Anche le persiane hanno tirato giù le saracinesche, sì, vedi? Sì. Hanno, in qualche queste modo, strade vuote che davano questo senso di tristezza, sì, malinconia. Poi non c'era più rumore, perché... Questo è stato positivo, non c'era traffico. Non c'era traffico. Quindi infatti ci siamo trovati periodo... nel dramma, perché è stato un dramma, comunque l'aria che si è pulita, sì, non c'era, e gli uccellini che cantavano. Sì, sì, erano, sì, erano contenti. Tu sai, di quest'aria. Noi a Roma, capito? Sì. Sentire questa gioia alle 6 di mattina, ma pure prima, non vi dico che gioia, che canti. Sì, che, sì, che... sì, anche io documentavo, adesso non sono qui ovviamente, sì, nelle, però io documentavo su Instagram nelle mie storie, ah, ecco, questi appunto, uccellini, perché alle sì, 5 di mattina... C'erano tutti questi, questa natura felice. Nel giardino mio e di mia moglie, praticamente, una coppia di merli ha fatto il nido, ha fatto i merletti, erano tutti un continuo svolazzare, c'era una felicità sospetta. Sì, allora, è grave il discorso della natura, no? La natural bellezza, ma voglio dire, voler amare il naturale, cioè l'uomo stava male, la natura stava bene, era sì, una punizione proprio la per natura le nostre è andata avanti efferatezze proprio. E quasi volesse recuperare, capito? Quello che l'uomo non faceva. Bravo Delio, questo è un problema grosso. Vabbè, allora vabbè. Torniamo alla poesia. Anch'io ho una, sì, c'ho una poesia, poesia dopo. No, dobbiamo fare te perché avevamo un attimo sospeso. Allora, mi vuoi far vedere un video, qualche cosa? Che sì, c'hai? Allora, questi sono i quadri che ho portato. Ma quanto manca? Un quarto d'ora, penso, no? 2 minuti? Ah, 20, sì. Perfetto. Questi sono i quadri che ho portato e che mi sono ispirata a queste ecco, canzoni. Mi hanno trasmesso... Mi ha colpito molto quello dell'artista sensato, questo dell'anima, perché è un'anima... che sì, è affidata alla leggerezza del corpo, a una bellezza... Sì, infatti proprio questo è il... Bellezza pura, perché il corpo sì, è sempre puro. Infatti, quello che ho voluto mettere in evidenza è il corpo. Che il corpo non è altro che godimento e sì, vuole nutrire l'anima. Certo. Quindi la passione, ho voluto anche fare giocare con certo, i colori, quindi certo, dare vitalità a questo certo, quadro. Belli, bello questo gioco del lilla, del sì, viola e poi sì, sullo sfondo invece i rossi, diversi tipi di rossi, il sì, giallo, il poi verde, c'è questa linea, diciamo, diagonale che taglia tutto quello che... però so, vedi, è come se fossero due ascisse, anche se una è diagonale, incredibile. Sì, sì, sì. Che sì, è la luce, sì, il senso della luce, che cos'è? Sì, ecco, questo, sì, una speranza, una certo, luce, una... però ho voluto, ecco, mettere proprio in evidenza la passione, l'eros certo, in questo certo, corpo. Certo, bello, bello. Quindi sì. Complimenti. Vediamo grazie, poi vediamo ancora, ecco, questa è della musica. Sì, questa è la musica, che qui in queste canzoni la cantante metteva proprio in evidenza che la musica era un tormento. Io ho voluto disegnare la musica proprio perché oltre la mia arte, oltre a combinare aspetti psicologici, sentimenti, emozioni, combina anche poesie, musica, certo. Quindi dare, e anche perché ogni volta che dipingo ascolto sempre, ecco, volevo fermare il discorso, siccome io sono un sinesteta, amo gli incontri fra le arti, chiaramente qui ci sta parlando della musica Giusi, Maria Giuseppina, e, sì, e la cosa che mi viene di più fuori è invece la qualità dei colori, sì, c'è un turchese, certo, il blu, sì, e come ci sono gli stati d'animo, anche i colori corrispondono secondo me anche a dei toni musicali, non soltanto certo, infatti per questo cromatici, ho usato questi questi colori. Il periodo è stato molto buio, quindi io sì, ho voluto
proprio mettere nelle mie tele colori vivaci, attivi. Ecco, vedi che belli, questo non è mai fermo, tu lo guardi come un cielo. Sì, è dinamico. Dinamico, in certi momenti ti affascina più il blu scuro, il blu intenso, in alti l'azzurro, il bianco, c'è un rosa, c'è un verde che diventa turchese. Sì, un rosso bello all'interno della nota. Capito? Quindi. Io lo vedo come un cielo comunque, come uno stellato quasi, ecco. Sì. E questo invece, parlaci di queste croci. Croci, questo è sempre il titolo di questa canzone, che parla proprio di questo dolore, di questo tormento, e io ho voluto proprio disegnare questa croce perché ognuno di noi, visto, ha un tormento, un dolore. Beh, certo. Ma dato che... mi hai sempre conosciuto come l'artista del filo spinato, io qui invece di disegnare questo filo spinato ho messo questo spiraglio di luce, quindi la speranza, anche se abbiamo questo tormento, questo dolore, ma dobbiamo sempre avere la capacità di superarlo questo tormento, quindi c'è questo spiraglio di luce, ha uno sfondo come materico. Come era un po' nella foto dell'anima, dell'anima, del corpo anima, diciamo, sì, c'è sempre che ho dato questo quella linea, taglio di luce, sì, ha uno sfondo materico, ho questa croce, l'ho disegnata, ho delineato alcune cose all'interno della croce. Ho visto che hai segnato, hai scritto, perché c'è una cabala anche dentro. Ho lavorato molto su questa croce, ha questo sfondo dorato, proprio per luce, vitalità, quindi... Ho voluto mettere è un bel impasto cromatico tra l'oro, il verde smeraldo, insomma, il celeste, molto interessante. E torniamo da dove siamo partiti, con questa idea dell'artista, insomma, dell'artisticità. Sì. Io tramite, allora, questo non è altro che ho voluto rappresentare in questo quadro lo stato d'animo che ogni artista deve affrontare. Certo. Quindi proprio le emozioni. L'artista che va sul palcoscenico, l'artista che dipinge, quindi che si sente vivo. Ma questa maschera fa sì che l'occhio non c'è, quindi possiamo immaginare l'espressione nascosta. L'espressione, sì. Capito? Io per un certo momento ho pensato addirittura così, sai, siamo poeti, quindi che queste colature di rosso, forse anche il desiderio, cioè, però fossero anche delle lacrime. Delle lacrime, sì, è proprio questo, infatti. Non dico di sangue, ma insomma delle lacrime. Sì. Hai capito? È proprio questo quello che io ho voluto mettere in evidenza. Che l'artista soffre, è vero che le lacrime si può piangere anche di gioia, insomma, però comunque sembrava un quadro più sofferente. Più sofferente, sì. Ho voluto mettere in questi quadri sia l'emozione piacevole che spiacevole, insomma, di un individuo. Perfetto. Vabbè, adesso piano piano cominciamo a salutarci, a chiudere. Adesso facciamo un ultimo giro. Prima volevo leggere un'altra poesia di queste raccolte in voce romana, veramente, che ho chiesto agli amici del mio laboratorio di... Ma non quelle banali, ecco, perché poi si è scritto tanto, anche troppo si è scritto sul coronavirus. Bisognava trovare un punto di vista giusto, capito? E vediamo. Guarda, io volevo leggere una poesia con tutto il cuore, insomma, non voglio svantaggiare nessuno, però insomma, ecco, volevo leggere un paio di poesie, così poi andiamo a salutarci. Una di Hélène Paraskeva, che è di origine greca, insomma, come noto, e quindi i famosi cavalli di Frisia, che erano anticarro, insomma, lei ha giocato su questi cavalli di Frisia, che poi c'è il mito dietro, quindi dice, ma guarda un po', cavalcare i cavalli di Frisia, inchiodati sull'asfalto, sulla faccia, la dedico a te, il discorso dell'artisticità, sulla faccia dipingere sorrisi, colorare fiori esotici e dagli alberi nelle strade vuote cogliere frutti succulenti, frutti succulenti, capito? Bisogna inventarsi anche un frutto, un dono di questi quadri tristi e pieni di solitudine. Hélène Paraskeva, aprire quello scrigno e trovare le istruzioni per aprire il cofanetto di filosofi e sogni alati, e fuggire sui cavalli di Frisia che nitriscono, che obiettano, ma ti aspettano. Lei gioca su questa grande metafora, e poi se fuggissero sui cavalli di Frisia. E invece anche volevo leggere una poesia di Lorenzo Poggi, che è sempre un uomo aspro, un uomo d'esperienza, insomma non è un ragazzino, mi capisci, Vincenzo mi capisce, però
ha vissuto questo periodo con un disagio perché c'era un grande malessere, cioè, tutti abbiamo avuto una grande voglia di fare, però allora, questa è la intitola con la penna fra i denti, perché come i pirati della Malesia o Malaysia, come si diceva ai tempi di Salgari, o Salgari, cioè, abbiamo detto Salgari per tanti anni, poi si dice Salgari, e allora a un certo punto questi pirati andavano in attacco con il Cris, con il coso tra i denti, e lui, Lorenzo Poggi, ha immaginato che il pirata, che è lo scrittore, debba avere quella penna fra i denti, debba in qualche modo intervenire con la sua poesia. Con la penna tra i denti, come un pirata, ma giro su e giù sulla tolda a scrutare finestre, se appaiono vele o voli d'uccello con ramoscelli d'ulivo. Quando finirà questa vita, non vita, questa gabbia da zoo con pubblico web che s'accalca quando è l'ora dei pasti. Mi sento Pinocchio, coi piedi bruciati, senza Geppetto, impegnato in TV. Ecco, sembra molto carino. Io mancano una decina di minuti, così, quindi mi piaceva che ognuno di voi desse il suo saluto proprio alla trasmissione. Cominciamo, Vincenzo. Cosa mi leggi? E leggo poesia. Poesia. Diciamo, cos'è la poesia? Poesia. Sì. Io ho descritto in questo modo, certo, diciamo, è una diciamo, dichiarazione di poetica. La parola poesia. Allora, poesia è il colore dei tuoi occhi, occhi verdi, grigi, il tuo bel volto. Poesia è sentire la tua voce, guardare la tua figura, il tuo corpo, starti accanto, in silenzio. Poesia è passare i giorni, le ore, tenendoti vicino, in un mare calmo, cielo azzurro, aria tiepida, sole immenso e finalmente innamorati. Poesia è il fiore della tua grazia, che insieme ad altri fiori mi ammalia e mi rende il cuore felice. Poesia è regalarti questo fiore per metterlo tra i tuoi capelli, tra chiome fluenti che posano sulle spalle. Poesia è festeggiare le ore, i giorni, i mesi insieme. Vai. Ho perso il filo. No, che te ne è anche un po' commosso. Festeggiare i giorni e le ore insieme? Nei raccontarci passato, presente, sperando sempre in un radioso futuro. Bene. Poesia è l'allegria, la gioia, come nascevano amori nell'aia, ci si rotolava nella paglia, che ancora profumava di grano, inghirlandata da rosso dei papaveri, resi intrappolati nella mietitura. Poesia è restare vicini sul divano e lasciar spazio alle nostre fantasie, certo, gioiose, per entrambi, nella notte che verrà. Chiuso anche bene, la notte che verrà, non finisce qui, divano, ma la cosa più bella, quella è storia d'Italia, l'aia, rotolarsi, c'era una cultura contadina dove l'aia, le feste dell'aia erano popolari, noi, poi questa stagione calda, i papaveri rimasti prigionieri dentro il grano, cioè questo rosso che è rimasto prigioniero, le foto di prima di Delio, intrappolato, meraviglioso. E ti ringrazio, Vincenzo, ma proprio anche il modo, ti eri anche commosso a un certo punto quando hai detto io questi fiori non me li vorrei mettere tra i capelli, ho sentito che un po' perdevi il come deve essere sempre nell'amore, insomma, bisogna anche perdere il filo, insomma, bisogna perdere un po' la testa, adesso a parte gli scherzi. E poi volevo anche, accomiatandomi con te fino alla prossima volta, insomma, queste sensazioni, questi stati d'animo, abbiamo detto il tramonto sul deserto di Gesso, ma anche bellissime le montagne di sale al tramonto, sono quadri che poi tornerai a farci vedere, questa sensualità, questi laghetti di montagna, e il momento prima, i borghi abiti da cui veniamo, può essere Rio Freddo, può essere altri medievali, però ecco, anche il mare, le coste, qui c'è la Sardegna, cioè tutto quello che veramente rende una nazione, capito, come dire, un quadro immenso
di queste sì, immagini già pronte per essere o immortalate con la macchina fotografica o messe su tela, diciamo. Sì, sì. Ecco. Complimenti per... Sì, perché io molte volte mi faccio le foto e mi attacco con la poesia. Ecco, allora adesso poi ti faccio leggere quella del mare. Allora, a questo punto la possiamo direttamente contattiamo con te, vediamo quella del mare. C'è un video con dentro la poesia. Eccola, ecco, qua. Leggila, rileggila. Il mare può essere molto mosso, calmo e maestoso. Il mare è molto bello, mi fa sognare. Le onde sbattono contro gli scogli, avanti ed indietro. Guardando il mare sono felice. Eh sì, sono le cose, sono sempre avvenute e sempre arriveranno. Ricordiamo che quello è l'Adriatico, già detto prima, e quindi è abbastanza mosso qui. Ascolta, questa poesia è proprio stata presa guardando quel mare, in quel momento. Sì, 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 sì. In quel momento, guardando quel mare, mi è venuta quella poesia. Sì, tu sai che ogni gesto, diciamo, espressivo ha diverse tecniche. Tu in quel momento, oltre che il bisogno di fermare l'immagine, hai avuto bisogno di fermarla anche con le parole, quindi hai fatto una specie di didascalia poetica alla tua stessa foto. Esatto. In un certo senso. Sì, sì, vediamo sì. Ancora qualche altra cosa. Sì, c'è una rimasta. Foto della metro di Milano vuota che raccontava sempre il Covid. Il Covid, ecco. Eccola qua, bellissima. Questa racconta proprio quei periodi di vuoto dove le metro... Questa luce, vedi, il gioco del rosso... Le metro erano vuote per la prima volta, perché Milano è sempre piene le metro di persone, di turisti, stranieri. Non si immaginava una cosa così, neanche a Ferragosto, certo. Quindi... E poi c'è qualche altra cosa, questa è proprio bella. Sì, ecco. Ecco, questo è questa è che va a Rosario, perché Rosario è una della zona che di Milano che mi colpisce di più. Certo, è molto... E poi, insomma, questa metro che si muove fluida mi ha colpito molto, l'ho fotografata... Metro, insomma, tram, diciamo. Tram, scusami. Sì, sì, sì. No, perché... Il tram che, insomma, mi ha... Non erano quelli in salita di Portogallo, di Lisbona, però, insomma, erano tram gialli, famosi. Questa si intitola Il cielo mi guarda. Oh, diciamo. Bello questo, anche il taglio che gli hai dato, chiaramente non hai fatto, hai scelto una posa diagonale. Sì. E questi sono i nuovi grattacieli. I grattacieli l'Unicredit. L'Unicredit. Non molto distante c'è un altro grattacielo famoso, cioè più che grattacielo, un grosso palazzo verticale che viene chiamato il Bosco Verticale. Sì, bellissimo, a Milano. Dove ogni piano c'è quasi un giardino pensile, insomma, tutto pieno di poi verde. Poi guarda questo tramonto con le nuvole sotto che sembra proprio che... Ho visto che sei fedele all'idea del tramonto. All'idea del tramonto, perché il tramonto secondo me è una cosa che dà la conclusione della giornata e quindi è molto fondamentale. Anche loro la pensano così, loro al tramonto sguazzano nell'acqua e dice questa è la conclusione della giornata, si chiama di mangiare un altro po' bene e poi non si vede più esatto. Va bene, complimenti, senti, grazie mille. Ti ringrazio. Delio, torna a trovarci. Assolutamente. Post-Covid, insomma, comunque che torni diciamo il vivere civile, che ci sia un ordinato. Guarda, a me piacerebbe fare delle foto più vive, perché a me piace raccontare il momento. È stato angustiante questo lungo periodo, sì, veramente. Allora, chiedo, ti prego, Romano, Luca, di leggermi un paio di cose. Che cosa mi leggi? Sempre amorose? Questa sì, l'amore dell'estate. Ah, l'amore dell'estate. Ecco, qui stiamo cercando di salvare l'amore per l'estate. Insomma. Allora, l'amore dell'estate. Non l'amore per l'estate, l'amore dell'estate. Che è un altro concetto. Solo in quel periodo. Come il disco per l'estate, insomma. Sì. L'amore dell'estate. È come il vento arriva e va, perché mai più di un mese durerà. Se tu ci crederai, soltanto pene patirai. L'amore dell'estate è come il vento, arriva e va. Se tu ci crederai, riderai, piangerai, soffrirai, ma poi l'ultimo del mese finirà. Prima. E poi? Finisce qui? Sì, finisce. Finisce lì? Sì, sì. Ma non finisce non qui? Finisce. No, poi ci devi raccontare come è andata. Sì. Va bene, e poi volevo chiudere allora un po' veramente con Giusy, con Maria Giuseppina, e quanto mancano? 2-3 minuti, insomma, penso, più o meno. Sì. E c'hai delle altre cose da farmi vedere, dei disegni? Che cosa avevi portato, quel video? Sì, l'abbiamo visto, allora, ho portato questo.
Questo è sempre dedicato a Dante Alighieri del Purgatorio, certo, che mette in evidenza questi tre colori, sì, che parla proprio di questa fiamma viva, Beatrice. Ma guarda, è un quadro importante questo, sì, perché a me per esempio fa venire in mente che dopo la fine del diluvio universale, sì, quando Noè fa uscire dall'arca di Noè la colomba, sì, e dopo un po' di tempo la colomba torna col rametto d'ulivo. E questo, sì, è segno che è finita la cosa. Io infatti questi versi... Insomma, la fine della pandemia, capito? Insomma, sì, voglio, sì, dire, infatti in questi versi che ho disegnato sia Beatrice che questa è stata una mia interpretazione di quei versi. Sì, sì, belli colori, quindi ho voluto dare... colori. Sì. Cioè, è benaugurale, fallo rivedere, a parte la tua piacevolezza, la tua bellezza, fai rivedere il tuo quadro, Giussi. Ecco, io direi che con questo è il segnale proprio anche di buon auspicio per questo, sì, ritorno. Sì. Quindi ringrazio Vincenzo Neri, Delio Vernacchia, Luca Romano, Giussi Campagna, veramente, e con un grande augurio di esserci ritrovati e di continuare così. Grazie, grazie, alla prossima. Buona serata, grazie a tutti. Dai, mi è piaciuta, divertente.